i libri. Cioè, questo generale Vannacci che è stato additato come un pericolo, io me lo comprerò questo libro. Io me lo comprerò questo libro perché prima di commentare, prima di giudicare, è giusto leggere, è giusto conoscere, è giusto capire. Mi sono letto quando andavo al liceo il manuale del guerrigliero di Ernesto Che Guevara, voglio dire, come tanti sedicenni avranno fatto, faranno, non è esattamente il libro ovviamente del Piccolo Principe, quindi non è esattamente qualcosa che viene consigliato negli educandati, però io sono curioso e quindi il libro di questo generale che ha fatto missioni in Somalia, in Iraq, in Afghanistan, che ha salvato vite, che ha difeso la patria, il paese, la bandiera, i suoi ragazzi, che aprì dei dossier, fece delle denunce sull'uranio impoverito che tanto male ha fatto a tanti militari italiani, ecco, mi rifiuto di pensare che in Italia ci sia un grande sistema, un grande fratello che ti dice questo lo puoi leggere e questo non lo puoi leggere. Il generale ovviamente deve essere giudicato per quello che fa in servizio, poi se scrive qualcosa che non ha niente a che fare con i segreti di Stato, con il suo lavoro, se esprime dei suoi pensieri nero su bianco, penso che abbia tutto il dovere e il diritto di farlo e quindi mi cercherò qualche ora per leggere quello che molti, a partire da alcuni giornalisti di sinistra, hanno commentato e condannato senza aver letto tutto dal primo all'ultimo rigo. Facile estrapolare alcune frasi, si legge, poi oh, potrò essere d'accordo, non d'accordo, in disaccordo, parzialmente, totalmente, però la condanna a rogo alla mo' di Giordano Bruno nell'Italia moderna e solidale del 2023 non mi sembra assolutamente ragionevole. Quindi mi andrò a leggere lo scritto del generale e prima di condannare a rogo o chiedere la biura galileiana a qualcuno, è giusto capire di che cosa si sta parlando.